sono le più giovani di tutto il concerto, quindi dovete fare applausi, dovete proprio dire insomma in maniera violenta. E allora abbiamo Valentino che è suonerà il pianoforte, e poi c'è Sissi Casale al violino, che invece ha solo 15 anni. E entrambe sono autodidatte, quindi neanche, non hanno neanche studiato al conservatorio, quindi dimostra insomma che il talento non è acqua, insomma. E la prima canzone che ci proporranno, la prima musica, è Odissea Veneziana. Vedete, una musica che parte molto molto dolce e poi diventa sempre più incalzante, è molto sorprendente. Ed è un brano che è stato, diciamo, ha preso dal nome al quinto CD di Rondò Veneziano, è del 1984. È stato composto dall'arrangiatore genovese Gian Piero Roberti, anche se l'idea iniziale è stata di Dario Farina, che aveva avuto questa idea di prendere da una toccata e fuga di Bach che rende da originale e moderna, infatti io direi che è una musica molto particolare. E poi per il secondo brano dovrete prendere i fazzoletti non per sventolarli ma per asciugarvi le lacrime, perché è una musica struggente e tristissima. Ultima neve di primavera, la colonna sonora del film omonimo di Raimondo del Bazzo, del 1973. È stata composta da Franco Michelizzi, che è un compositore italiano celebre per le musiche poliziesche come Napoli Violenta, Roma Città Mamma, oppure anche Lo chiamavano Trinità. Però questa musica in particolare è veramente tristissima, perché anche la storia del film è tristissima, non so se qualcuno l'ha visto. La storia di questo padre che cerca di avvicinarsi al figlio dopo la morte della moglie, vanno a sciare, però va tutto male, insomma, alla fine è tristissimo, quindi vedrete insomma la musica. E il terzo brano invece è un po' più allegro, è la romanza di Fa maggiore di Beethoven, una musica molto elegante, divertente, passionale, insomma vi sorprenderà anche questa. E poi invece per concludere il nostro duo si esibirà in due musiche tipiche del Natale, White Christmas, il nostro Bianco Natale, e Jingle Bell Rock, per concludere insomma in modo in entità delle feste. Adesso lascio a loro il palco.